io sono la persona dei primati, però vorrei che venissero a un certo punto anche battuti. Facendo un passo indietro, quando ho incominciato a correre come pilota, quindi siamo nel 76, io avevo un punto di arrivo, che era quello di partecipare al safari in Kenya. Ho detto, quando e se mai parteciperò in qualsiasi veste, da meccanico pulisci vetri, a pilota, a navigatore, a... non è importanza, quando riuscirò a fare il safari, ecco, a questo punto, a quel punto potrò smettere di correre perché avrò raggiunto il mio punto finale. E l'Africa per me è importantissima. E l'Africa per me, ho il mal d'Africa, capo primo, mi manca tantissimo. Questi anni ho fatto tante volte in Kenya, tante volte il Marocco, la Tunisia, poi ho fatto i raid, poi ho fatto la Dakar. Io sono legata a doppio filo con l'Africa. Perché il safari, in un'epoca dove comunque l'avventura veniva di meno in meno, cioè stava scomparendo, perché tutto era più organizzato, previsto quasi, il safari voleva dire ancora avventura totale. Proprio partivi, eri tu contro l'Africa, contro gli elementi, contro i fiumi che straripavano, contro la strada che scompariva. Tu avevi delle note che non esistevano più perché la strada era allagata e voleva dire, all'epoca del mondiale con Michel, voleva dire prendere le note, ma neanche correggerle. Perché non c'era il tempo, quindi era ancora una grandissima avventura ed è rimasta comunque un'avventura. Adesso il safari, forse l'anno prossimo, nel 2020, ritorna nel mondiale, forse, è candidato comunque, è evento candidato nel 2019 per il mondiale 2020, io sto facendo un grandissimo tifo e ho già fatto... 3-4 safari storici, che sono eventi che durano una settimana in cui non ti fermi mai, per macchine storiche, però è sempre in Kenya, è sempre nel mio Kenya. Io nella mia carriera ho avuto, ecco, la grande fortuna di navigare Ari, pilota velocissimo, ogni tanto leggermente sopra le righe, ma sono convinta che per essere così veloci ogni tanto l'errore ci stia. Il limite della macchina non lo trovi a tavolino, lo trovi se lo superi. Sempre tutto calcolato, ogni tanto i calcoli, ogni tanto 2 più 2 non fa 4, fa 5. Pazienza. In Nuova Zelanda ci siamo inalberati, ma quando dico inalberati, dico che ci siamo inalberati là, non qua, là, cioè una cosa pazzesca, ed è stata la prima volta che poi siamo cascati come dei peri dall'albero e tranquillamente ho preso il segnale dell'ok. Sono scesa dalla macchina e facevo vedere l'ok quando uno spettatore mi ha detto: Fabrizia, le macchine non arrivano di lì, arrivano di là. Ops! E mi sono voltata. Cioè non capivo neanche più da che parte dovevano arrivare le macchine. Ma sono cose che succedono. Fra le gare che mi ricordo meglio, sicuramente c'è l'Argentina. Perché? Perché in effetti io in Argentina ho corso con Ari e Ari era la prima volta che ritornavi in Argentina dopo l'incidente pazzesco che solo un miracolo non gli ha portato via la vita. Era la prima volta che lui ritornava in Argentina. Venivano quasi a toccarlo, dire ma sei vivo, com'è possibile? Perché in effetti
Gli avevano dato l'estremunzione in Argentina, l'estremunzione in ospedale, l'estremunzione in aereo che lo portava a morire in Finlandia e non è morto. Ed è ritornato in Argentina e il fato ha voluto che si rifacesse la prova identica di quando lui ebbe l'incidente. Allo start di quella PS avevo la salivazione zero, ma io che non avevo vissuto il suo incidente, però mi mettevo nella sua testa che cosa doveva provare lui a ripassare nel luogo e nel punto in cui ebbe quello spaventoso incidente. E quindi non riuscivo proprio a parlare. E Ari, che era una persona che è una persona fantastica, lo capivi che questo silenzio pesava in macchina e mancavano, adesso non mi ricordo, 1 minuto, 2, 30 secondi allo Star PS, eravamo a Star PS e mi diede un colpettino sulle ginocchia e mi disse: "Stai tranquilla, Fabrizia, non è un problema, questa la vinciamo". E abbiamo vinto la prova speciale. E questa era la vittoria della vita sulla morte. Quindi è stato molto bello correre con lui. A un certo punto della mia vita sono finita con Piero Liatti e la Subaru. Forse la differenza più grande con una squadra tipo l'Audi, che la Subaru era una squadra ufficiale, ma gestita da David Richards. Cioè, non era la Subaru direttamente, quindi qualche differenza c'era. Però era una macchina bellissima, era favolosa, favolosa. Cosa posso dire? Navigare Piero è stato bellissimo, cioè eravamo in macchina sempre, assolutamente sempre, ma è stato fantastico. Salto e occhio, stringe destra 3 lunga e sinistra 2, occhio all'esterno. Destra 5, 100, sinistra 4 più lunga lunga, in sinistra 1 più lunga. In destra e sinistra 4 meno e destra per tornantone destra. Sinistra 4 corta su dosso, 30. Sinistra 4, in destra e sinistra 5, 200. Sinistra 5, 100, al rail occhio destra 2. E destra 3 più. Mettimi umida quella cazzo di... Dove lo vuoi l'umido? Prima della sinistra, uno lì sopra. Io facevo solo le gare perché avevo due bambini e dovevo gestirmi anche due bambini e quindi i test spesso e volentieri li faceva Anna, la moglie di Piero, perché io, cioè, se no sarei dovuta star via 365 giorni all'anno. Se Piero voleva correre con me, questo era un po' il mio limite, di voler stare con i miei figli. Il Monte Carlo che ho fatto con Piero e vinto con Piero è stata l'ultima gara di un equipaggio italiano vittorioso in una gara del mondiale. Ma com'è possibile questo? Non va bene, non va bene e non vedo nessuno che possa anche lì toglierci questo primato. Io sono la persona dei primati, però vorrei che venissero a un certo punto anche battuti. E invece, boh, sembra il record di Mennea che è stato battuto dopo non so quanti 20 anni o cosa. E quel Monte Carlo è stato bello. Il Monte Carlo è in cima alle gare che non amo, però vincere il Monte Carlo è importante, pare. Vittoria veloce da Cremona, dunque il signore del mondo del tutto, Subaru,
I rally del di Sanremo hanno sempre voluto dire qualcosa di speciale per me, nel bene e nel male. C'è stato un anno in cui non è stato piacevole, perché gli ordini di scuderia che da sempre esistono non sempre sono facilmente digeribili, soprattutto nella gara di casa. Però tu, da professionista, devi ubbidire, non c'è né se né ma né discussione. Però, cosa che penso, gli ordini vanno impartiti in un modo giusto e in un modo attuabile, in un modo gestibile, e non sempre questo avviene, come non è successo al Sanremo. L'ordine era di lasciar passare e vincere Colin, ma di stare avanti a un certo Tommy Mäkinen, un Fermino, un pilotino così, distanza di una manciata di secondi. Io non avevo niente, io avevo gli intertempi miei del primo passaggio, quindi ho detto io sto più alta del mio primo passaggio dove avevamo vinto la prova speciale, ma di quanto devo star più alto e quanto tirerà Colin e soprattutto quanto tirerà Tommy? Se non c'è nessuno durante questa prova che si chiama Langan, che tristemente non si fa più perché è franata la strada da anni, se nessuno mi dice, io non so come fare. E quindi siamo andati più lenti del primo passaggio, ma non sufficientemente, perché Colin era andato ancora più piano di noi. E quindi poi bisogna prendere altre strade per farlo passare, che non sono popolari. Prossima volta gestiscono meglio. In destra 4 e sinistra 30, destra e tormentino sinistro. Fermo? Hai Piero pregunta, mi paro. 5. Fermati, fermati. 1, 2, 3, 4, 5. Infatti la mia rabbia pazzesca non era per aver dovuto lasciare dare il primo posto a Colin, ma come era stata gestita la situazione e perché via radio hanno detto a Piero che non era professionale. Non dovevano dirlo. Non avevano ancora visto una furia umana. Così facendo avevo dovuto timbrare in ritardo al CO per far passare Colin e dopo sono andata a parlare a David Richards per un attimo. In fin dei conti era giusto dare una chance a Colin di vincere il mondiale, che poi non ha vinto, ma non ha importanza, era giusto in quel momento che fare questa cosa, però la gestione quella non l'accetterò mai, non l'ho mai accettata e se ci penso mi fa rabbia ancora adesso. Il primo anno che ho corso con Piero abbiamo fatto tutto il campionato Asia-Pacifico e tutto il mondiale. Allora il campionato Asia-Pacifico comportava la partecipazione a gare incredibilmente non ben organizzate. Vedi Malesia, vedi Indonesia. In Malesia poi per evitare una moto, una motociclettina in senso contrario, in prova speciale, strada chiusa al traffico, su un dosso ci siamo visti la moto, per non polverizzare quel poveretto, ci siamo buttati fuori strada noi. Sono cose che io non... cioè la disorganizzazione non l'accetto molto. Fra le altre gare ho fatto due Hong Kong-Pechino e l'Hong Kong-Pechino all'epoca era veramente una bella gara. Le prove erano bellissime.
ed era una grande avventura perché le note si prendevano in convoglio con la macchina della polizia davanti e la macchina una macchina in mezzo e una macchina dietro. E se, visto che era a terra, se cercavi di, di stare un filo distante dalla macchina davanti per evitare la polvere, via radio il primo si fermava e top, eravamo tutti di nuovo accodati. L'Hong Kong Pechino dell'epoca era una grande avventura perché la Cina non era la Cina di oggi, tu passavi in posti dove gli occhi non a mandorla non li avevano proprio mai visti in vita loro. E la polizia dell'epoca non voleva che i cinesi entrassero in contatto con noi, quindi vivevamo segregati. E mi ricorderò sempre un albergo dove non mi diedero la chiave della camera, ma mi fecero capire, non parlavano inglese, parlavano solo cinese, mi fecero capire che quel ragazzo mi avrebbe portato in camera. Ho detto, benissimo, okay. E quel ragazzo aprì la porta della camera, io entrai, io le mie bagagli, tutte le mie cose, lui non portava niente, entrai dentro e lui chiuse la porta e mi chiuse a chiave. Cioè, io ero in galera, le barre alle finestre, e se io volevo uscire dovevo bussare e lui veniva, mi apriva e uscivo. Ma il tutto con il bagno, con la doccia, con i fili elettrici spelati che passavano lì. Ho detto, ma se qui prendo fuoco io faccio la fine del topo. Quella notte non riuscii a dormire, avevo sinceramente paura. Ma io la Dakar la trovavo una cosa da matti. Soprattutto le prime Dakar erano fatte senza strumenti, senza GPS, nel nulla, li trovavo, facevano miliardi di chilometri, miliardi di dune, trovavo che io non avevo né il fisico né la preparazione per fare una cosa del genere. E in effetti, quando ho detto di sì alla Dakar, non più ventenne, mi sono trovata davanti a un lavoro mostruoso di palestra, di preparazione fisica, che mi è costata moltissimo. E poi ho dovuto, è un rimettersi in gioco serio, perché ho dovuto ricominciare da zero. Tutti i miei anni di rally con la Dakar non servivano assolutamente a niente. Quindi ho dovuto imparare un altro metodo di navigazione. E io, che avevo sempre detto di no alla Dakar, che mi è stata chiesta da Ari in primis una valanga di volte, ma da tanti piloti, tanti, avevo sempre detto che non ero pazza a sufficienza per farla, quella sera lì, e chi lo sa, ho detto di sì. I rally ride per me sono incominciati con Ari, Vatanen, e con la Citroen. La Citroen allora imbattibile in Africa come nelle Baja, nelle Bahia, come le chiamiamo noi, mi chiese di navigarlo e in effetti anche lì abbiamo poi avuto un rullino di marcia strepitoso. E quindi le prime ruote in Africa le ho messe con la Citroen e Ari, e poi ad una festa di Michel conobbi Jutta Kleinschmidt. Io avevo già smesso per la 40esima volta di correre, ma Jutta mi disse che correre nei rally ride era bellissimo e che quindi lei stava firmando per la Volkswagen e aveva bisogno di una navigatrice, mi ha detto, e perché no? Ho un
ottimo rapporto con gli organizzatori dell'Otago, che è un rally magnifico che si svolge in Nuova Zelanda, ma al contrario del mondiale che si svolge nell'isola del sud, del nord, l'Otago si svolge nell'isola del sud, tutta un'altra cosa, tutte altre strade, tutti altri scenari, sembra di essere in due parti diverse del mondo quando l'isola del nord finisce e l'isola del sud è lì attaccata. E ho instaurato questo ottimo rapporto con loro e loro per anni mi hanno chiesto di portare dei piloti di nome a fare la loro gara, e così mi sono ritrovata a farla due volte con Fiorio, con Alex Fiorio. Poi l'ho fatto con Ari Vatanen, poi l'ho fatto con Piero Liatti, poi l'ho fatto anche con Michel Mouton, che si fece convincere a venirla a fare da me con la prospettiva di una settimana di vacanza dopo la gara nell'isola del sud, che non aveva mai visto e di cui io le decantavo le bellezze veramente incredibili dell'isola del sud. E ho detto: guarda Michel, io non ho neanche bisogno della cartina, io quell'isola del sud la conosco meglio di Torino, quindi veramente credimi che vale la pena. E alla fine si fece convincere. Quando poi fu giù mi maledì mille volte perché ho detto: no, cosa faccio io qui, non ho voglia di guidare, prendi tu le note. Ho detto: come prendi tu le note? Si fa un passaggio, uno solo, in colonna, ma una colonna lunga, non attaccati, però in colonna, un passaggio. E all'inizio non voleva neanche prendere le note. E allora ha incominciato, poi per cosa mi ricordavo, erano millenni che non correvamo più insieme, per cosa mi ricordavo gliele mettevo in bocca, le scrivevo, guardavo la strada, ho fatto di tutto. E poi è arrivata la gara, ma no, non voglio correre, ma sei venuta fino a qua, ma non facciamo i cioccolatai, bisogna correre, punto. E che sarà mai? E devo dire che la prima tappa proprio non aveva voglia. Poi verso la fine della prima tappa, le tappe erano solo due, ci prese la mano. E poi nella seconda tappa ci divertimmo come due matte. Era un po' tardi per fare qualcosa, non so come finimmo, ma molto indietro, però almeno si divertì, e questo era il mio scopo. E poi facemmo la settimana di vacanza. Il 131 è una macchina che era divertentissima, per come la guidava Gigi, era bellissima. Una trazione posteriore, quindi bella, facile, molto facile, molto sincera, tranne il cambio che di sincero aveva molto poco, ma pazienza, era una macchina molto molto bella. Ho fatto una gara ufficiale Fiat, è stato il RAC che ci fece, la Fiat ci regalò per ringraziarci della Mitropa Cup che avevamo vinto con la loro macchina, ci mandò a fare il RAC. Non so se fu un regalo o una ripicca, non lo so bene che cosa fu quella gara, ma mandare a fare un mondiale come era il RAC di quegli anni, con 70 prove speciali nella neve, nella nebbia, senza note, ecco, non fu proprio un regalo. Però adesso come adesso corro nelle storie, che ormai sono 4 anni, e sempre con un occhio alle moderne, ammetto. Io diciamo che con le moderne ti diverti forse di più, perché sono più facili, primo, sono macchine facilissime, e quindi mi piacerebbe, ho cercato in darlo, senza successo, di portare Gigi con le moderne, sulle moderne. E non ci sono riuscita, e ormai non credo che ci riuscirò. E allora pazienza, magari faccio qualche puntata io ogni tanto, se combaciano le date, così, per non dimenticare come si va con una moderna.